Giorgio, intanto le chiedo quando è iniziato questo lavoro, questo studio. Abbiamo iniziato a marzo-aprile dell'anno scorso, quindi verso la seconda parte di quello che tutti noi ci ricordiamo come il nostro primo grande lockdown. E che cosa è emerso? In che modo questo lockdown ha influito sulle nostre menti? Siamo andati a studiare diversi aspetti. Per la prima volta abbiamo voluto vedere non solo se l'isolamento e la condizione legata al lockdown influenzasse il nostro benessere psicologico, ma anche il nostro funzionamento mentale, le nostre abilità cognitive. E questo perché? Perché anch'io in prima persona mi rendevo conto di essere un po' più disattenta, mi dimenticavo di fare alcune cose, mi sentivo un po' meno, mi sentivo diversa dal solito. E quindi mi sono chiesta, ma succede solo a me? Abbiamo voluto quindi, attraverso l'utilizzo di un questionario somministrato a molte, moltissime persone, abbiamo voluto vedere se c'erano differenze tra prima del lockdown e durante il lockdown. E quello che abbiamo trovato effettivamente è come alcune nostre capacità, abilità cognitive peggiorassero. Queste abilità cognitive sono diverse. Abbiamo trovato un effetto peggiorativo soprattutto a livello di attenzione, concentrazione, orientamento temporale. Quindi quello che percepivo anch'io, che ora è? Adesso, oggi che giorno è? Sabato e domenica? Un disorientamento un po' generale, era effettivamente un fenomeno molto, molto comune in tutta la popolazione. Avete riscontrato anche però dei problemi che riguardano insonnia, ansia e problemi di alimentazione, così? Sì, l'effetto del lockdown purtroppo è stato a tutto tondo, quindi anche sul benessere fisico della persona. In generale, rispetto a prima, le persone tendevano a dormire peggio. Cosa vuol dire? Più risvegli notturni, difficoltà ad addormentarsi, un precoce risveglio mattutino. Tendevano a mangiare di più. Quindi un po' riempivano questo vuoto o sfogavano possibili ansie e paure attraverso il cibo. C'era un'alterazione anche a livello di sfera sessuale. Le persone in generale riportavano un peggioramento della propria vita e del proprio benessere di tipo sessuale. D'altra parte, avete riscontrato però un miglioramento della memoria. Sì, ci ha piuttosto sorpreso questo dato. Rispetto a prima, le persone almeno riportavano di ricordarsi più cose. Ci siamo chiesti, ma perché? Com'è possibile? Una delle nostre ipotesi è che avendo meno cose da fare, meno impegni, uno stile di vita meno stressante, perché rispetto a prima non avevamo praticamente nulla da fare, non avevamo scadenze, potevamo maggiormente prenderci il nostro tempo per ricordare, per immagazzinare le informazioni, quindi per vivere la nostra vita interiore, diciamo, senza essere sommersi da tutti gli stimoli esterni. Questa è stata la nostra spiegazione. Quali sono i fattori di rischio e quali le fasce di popolazione più colpite? Sì, la nostra seconda domanda è stata: abbiamo trovato un peggioramento, un aumento dell'ansia, della depressione, un peggioramento del funzionamento cognitivo, ma chi risente di più dell'effetto del lockdown? E siamo andati ad indagare diversi fattori. Quello che abbiamo trovato in modo molto molto chiaro è uno, che i giovani ne risentono molto di più degli anziani. Le fasce più giovani riportano sia un aumento dell'ansia e della depressione, sia questo calo di concentrazione e di attenzione. Secondo le donne, rispetto agli uomini, le donne hanno sofferto molto di più. E ci siamo spiegati questo dato da diversi punti di vista. Il primo è che
che sono in generale più vulnerabili alla depressione, ma soprattutto che su di loro vi è stato un doppio, anche triplo carico, sia quello lavorativo, ma anche quello della famiglia. Sappiamo tutti come la DAD crei un cambiamento e un impegno molto pesante nella vita dei genitori. E quello che si è trovato è come le donne ne abbiano pagato di più le conseguenze di questo sovraccarico di impegni familiare, lavorativo. Insomma, un lavoro importante che poi è stato riconosciuto e pubblicato anche su un'importante rivista scientifica. Sì, sta facendo molto scalpore e ha una grande risonanza. Questo perché? Perché potrebbe dare informazioni su come il Covid non impatti solamente la nostra salute fisica, ma anche la nostra salute mentale. Quindi dobbiamo tenerne conto di questo dato. Non è solo una questione di salute fisica, ma purtroppo ne stiamo pagando anche a livello psicologico. In questi mesi vi state concentrando anche su altre ricerche, su altri studi? Sì, il nostro secondo step è andare a vedere se e come questa pandemia possa influenzare la nostra tendenza a come facciamo delle scelte di tipo economico. Questo perché ci siamo detti adesso che sentiamo il peso, della pandemia anche sulle nostre finanze, come ci comporteremo? Come destreggeremo, le nostre finanze? Come faremo le scelte dal punto di vista economico? Noi ci aspettiamo di trovare delle differenze rispetto al prima. Il grado di incertezza è elevatissimo e questo si immagina, si rifletterà anche su come ci comporteremo dal punto di vista economico. E i cittadini come possono avere informazioni e quindi magari anche aderire alle vostre ricerche rispondendo ai quesiti, alle domande? Sui Allora, social piuttosto che sul web? il nostro dipartimento, Dipartimento di Psicologia Generale, ha una pagina su Facebook e su Instagram dove pubblichiamo tutte le nostre ricerche, cerchiamo partecipanti alle nostre ricerche, per cui sono i benvenuti sia persone che vogliono attivamente partecipare, ci sono molti questionari online, o anche che sono curiosi e sono interessati a un po' andare a capire quali sono gli aspetti psicologici della pandemia. Grazie Giorgia per essere stata con noi. Grazie davvero per queste importanti informazioni. Grazie a lei. Grazie.